Walzer con fisarmonica dalla Vedova Allegra. Sotto di noi un minuetto in direzione Ivrea. Abbozzo con le parole con cui l'operetta La Vedova Allegra inizia. Signore e signori molto onorati, ritengo dovere d'un ospite festeggiare e ringraziare il padrone di casa. In questo video il padrone di casa sarà il forte di Bar. Eccolo lassù, presentarsi in scena da primo attore. Siamo nella bassa Valle d'Aosta. Sfilano le ultime case di Bar. Holm e Bar sono due borghi vicinissimi, fra di loro solo la Dora Baltea. Holm ne è a nord, è a 360 metri d'altitudine e conta 1200 anni. Bar è incassato sotto il forte e conta molto meno di 200 abitanti, è il comune più piccolo della Val d'Aosta. Le travate metalliche del ponte ferroviario sulla Dora sono della linea che sale da Ivrea e va ad Aosta, linea aperta nel 1886. E che ho percorso anche in cabina in due recenti video. Distante solo qualche centinaio di metri dal forte, la stazione, che prende nome di Holm Bar e sorge alla periferia di Holm. Un bel ponte in pietra di origini medievali e più volte rimaneggiato unisce i due borghi. Si ha un riscontro del 1272 di questo ponte, Pontis Bardi. Le case della, diciamo, Bar più moderna, quella antica la vedremo poi là nella gola. E andiamo in stazione. Quadratura da plastico ai piedi del inexpugnabile Oppidum. In fondo Bar in celtico designava una rocca e questo forte è uno dei più suggestivi della Val d'Aosta. Sfumature diverse nelle vecchie foto e tutte incantano. Decoroso come la valle richiede il fabbricato viaggiatori, ma più nessun servizio in stazione, nemmeno un'emettitrice di biglietti. I cessi, sì, è italiano corretto e non volgare, come latrina d'altronde, i cessi sono sala d'attesa dotata di obliteratrice, tutto dignitoso e efficiente. Nota: la Chivasso Aosta fu affidata ai militari del Reggimento Genio Ferrovieri dal dicembre 1914 al 2002, quando qui arrivò il CTC. In attesa di transiti, osserviamo uno dei tre ascensori panoramici che visiteremo e che in successione portano in cima alla rocca. Verde direzione Aosta su uno dei due binari rimasti alla stazione. Nemmeno molti treni fermano in questa bella stazioncina, solo una decina di regionali per ogni senso di marcia al giorno. Treno verso Ivrea, Chivasso. Non transiterà niente del genere, ahimè, temo. Erano
10.073 da Ivrea e il 10.080 da Aosta. Avrei certo preferito qualcosina del genere, ecco. Della destinazione d'uso prevista per la stazione nel febbraio 2012 non v'è traccia. Eppure le tracce del passato svaniscono. È ora di raggiungerlo, il forte. Proprio sotto il massiccio forte, un comodo parcheggio multipiano. Tecnicamente sono ascensori inclinati panoramici, ma a me piace, da vecchio ferrovipatico, considerarli ancora un po' delle funicolari. Un lungo restauro del forte, dal progetto definito nel 1993, durò 16 anni. Nota, per aprire delle brecce per gli ascensori nelle murature, furono addirittura utilizzate delle microcariche controllate. Il dislivello esistente fra Fondovalle e Opera Carlo Alberto è di circa 102 metri. Gli ascensori sono della Maspero, ditta con sede ad Appiano Gentile, fondata nel 1966 con filiali internazionali e che produce ascensori non convenzionali, come questi a pendenza costante, portata 1150 kg, velocità 1,6 metri secondo. Di lato la stazione di partenza, il borgo antico di Bar, che si affaccia sulla sottostante Holm e sulla ferrovia. Con un'ottima guida visitiamo il borgo antico. In questo luogo inserito nella lista dei borghi più belli d'Italia, abitato fin dal Neolitico, già 30 anni avanti Cristo passava l'antica via delle Gallie. Oggi conserva lo splendido borgo medioevale. Edificio del 1400, ci viveva il castellano di Bar. Stemma sabaudo sulla facciata. Un tempo questo fu un antico mulino. Non è l'unica, una finestra crociata in pietra. Bifore del campanile romanico della parrocchiale.
conservatosi il campanile del 1100, la parrocchiale dell'Assunzione di Maria, la vediamo invece come fu ristrutturata nel 1800. Sopra il borgo il possente forte domina. Questo edificio fu un ospizio fondato nel 1400, poi divenne il municipio, ora è l'hotel Stendhal. Resti della via Francigena che passava per il borgo. Che qui termina! Veloce dietro front, gli ascensori quasi funicolari mi aspettano. Che sono più di una, il gran traffico sotto le splendide crociere. Scala esterna e raffinata bifora trecentesca in questa casa del vescovo. Spazioso ingresso. Funzionamento a chiamata, è un ascensore. Il forte occupa interamente lo strategico sperone roccioso che blocca l'accesso attraverso la valle. È una grandiosa opera di sbarramento. Così però, come oggi lo vediamo, fu ricostruito nel 1838 sulle rovine della precedente rocca, distrutta nel 1800 dalle truppe di Napoleone. È una grande roccaforte questa, un perfetto esempio di architettura militare per l'epoca. E non servì mai come tale. A fine 800 divenne poi carcere militare e deposito di munizioni. Un parallelepipedo trasparente a sbalzo la prima stazione d'arrivo e la vista già ringrazia. Sempre un occhio però a ciò che si muove su rotaie. Piazza Forte è costituita da tre principali corpi di fabbrica, posti a livelli diversi. Il più basso è questo Opera Ferdinando, a sua volta formato da due corpi, l'inferiore e il superiore. Seconda tratta, lasciatemi esprimere così, da ferrovipatico. È la bandiera della Val d'Aosta, non confondiamoci, vero? Questo livello ospita pure l'opera mortai e l'attigua polveriera, oggi laboratori didattici.
Alcuni numeri danno un'idea delle dimensioni di questo baluardo nel suo insieme. 283 locali, 806 gradini, 385 porte, 323 finestre, 296 feritoie e disponeva di potenti artiglierie, 50 bocche da fuoco fra mortai, obici e cannoni. Poteva accogliere stabilmente 416 uomini, raddoppiabili se sistemati su pagliericci. Aveva scorte per resistere a 3 mesi d'assedio. Secolare la storia del Fort de Bar. Le fondamenta sono di epoca romana e nei pressi si trovano ancora resti dell'antica strada romana delle Gallie. Documenti testimoniano poi fortificazioni nel VI secolo, epoca di Teodorico. Attorno al 1200 il forte passò dai conti di Bar al casato Sabaudo. La ricostruzione del 1838 fu voluta sotto il regno di Carlo Alberto di Savoia. Il forte fu dismesso dal demanio militare nel 1975 ed acquistato dalla regione autonoma Valle d'Aosta nel 1990. Attualmente, a ristrutturazioni effettuate, ospita esposizioni e mostre ed è la sede del Museo delle Alpi, aperto nel 2006. Intanto, questa seconda tratta ci lascia ad un'ottima vista del casello lato Aosta e della bella stazioncina che si meriterebbe ben altri servizi. Il piede all'entrata in stazione lato Ivrea. Dunque, questa seconda tratta ci ha portato all'Opera Vittorio. Siamo circa a metà della rotta. Questa opera Vittorio ospita le Alpi dei Ragazzi, un percorso interattivo dedicato ai giovanissimi per l'avvicinamento all'alpinismo. Ovviamente non c'è due senza tre, andiamo! Col tremolizzo per la fatica della salita, no, solo per il teleobiettivo al massimo, ma mano libera, subito lo sguardo alla stazione, poi la panoramica. Ed una salita a vuoto per tratta fingono la parte per ora ferroviaria.
siamo nell'opera più importante, la terza, al culmine del rilievo roccioso, formata dall'opera Carlo Alberto col grande cortile quadrangolare della Piazza d'Armi e l'opera di Gola col relativo cortile. Questo terzo livello, anch'esso rimasto pressoché immutato dalla sua costruzione, ospita sia il Museo delle Alpi, sia gli spazi dedicati alle mostre, nei locali ex cannoniere, cantine, corpo di guardia. Cito, da questa visuale il forte si presenta in tutta la sua imponenza di capolavoro dell'architettura militare ottocentesca, progettato secondo le teorie sulla fortezza perpendicolare dal marchese di Montalembert. Ricito, fino a circa 10.000 anni fa l'intera vallata era occupata dal ghiacciaio Baltiro, un'enorme massa di ghiaccio larga circa 5 km e dello spessore di 600 metri. Durante le fasi di lento avanzamento e ritiro, il ghiacciaio ha modellato la vallata, lasciando la caratteristica forma a U con versanti ripidi e fondovalle piano. Entrando ora nella roccaforte, la lastra celebrativa della costruzione. Addossata all'opera Carlo Alberto, l'opera di Gola. Il cortile dà su un'entrata servita da una strada che si inerpica dal corso della Dora Valte a Fondovalle, spettacolo di simbiosi fra natura e opera umana. E laggiù pure incisioni rupestri, marmitte dei giganti, massi erratici. E da ogni tornante la vista spazia. Dal Camposanto all'Hotel Stendhal, dalla parrocchiale col borgo medievale alle possenti mura del forte. Var era attraversata dalla via romana delle Gallie, la via francese, e d'altronde il borgo nacque proprio come tipico villaggio di attraversamento lungo l'antica via consolare romana. Torno all'interno a visitare un tesoro da Liechtenstein. Or dunque, i principi del Liechtenstein sono collezionisti da 5 secoli, con particolare attenzione per l'epoca barocca, il classicismo e l'Ottocento. Dalla collezione loro, raccolta nei castelli a Vaduz e considerata la più importante collezione d'arte privata del mondo, sono arrivate al forte di Bar ben 80 opere.
Questa è una velocissima panoramica, evidenzio solo alcune tele. Sono circondato da Rubens, Bruegel, Rembrandt, Cranach, Hayez, Canaletto, Pietro da Cortona, von Hammerling e la maggior parte mai viste. Sto lasciando per ultima la tela per cui ho scelto di venire a Barth proprio mentre c'era questa mostra. È di un artista, un grande assoluto a me caro, perché, ma va, non solo fu bergamasco, ma pure del borgo mio natio Albino, come si fa con le figurine. Questa mi mancava. Esco riflettendo che da questo sperone il lapideo castello controllò per secoli il passaggio per precisa saxa inespugnabilis opidi bardi. Controllava dunque la strategica via di transito sottostante permettendo l'esazione di proficui pedaggi. Oggi il lapideo castello vede me, improbabile castellano, controllare i transiti, per la verità radi, di qualcosa su rotaia. Come sottofondo lascio il brontolio dei suoni che salgono dalla valle e arrivano indistinti e dispersi dal vento. Quasi da non credere, ma questo regionale 4250 d'Aosta fermerà a Hombard alle 12:25. I ritmi senza fretta della ferrovia, ovvero tempi lunghi, tanta sicurezza garantita. Il 10.085 da Ivrea, ore 12.40, tira diritto.
troppo pigro, certo, per trascinarmi appresso uno stabile treppiede per videocamerina. Il monumentale scalone, ma va, opto per gli avveniristici e trasparenti mezzi su rotaie di discesa. Una corsa a vuoto è sempre compresa nelle immagini. Ogni riuscita simbiosi fra antico e moderno mi intriga sempre. Ops, se ne va, porca mucca. Il rito del pollicione solo per spezzare le immagini. Rieccoci al primo livello, l'opera Ferdinando.
con la terza tratta accanto. Come a volte ancora mi incanto senza motivo davanti al mare mosso o a rimirare cielo, stelle, luna, così ora resterei volentieri a osservare anche questo contesto, ecco. E non era una sviolinata. Percorso inverso e stavolta a casa Nicole è in luce. La vediamo come nel XVIII secolo, ma risale al 1300. Il ponte ci indica la direzione. Pirichè, in città guizziamo tutti come pesciolini impazziti. C094 da Aosta, ore 13:10. Mi affretto, finalmente vedrò un paio di superstiti a LN663. Era il 4219 da Ivrea, ore 13:26 il transito. Noticina, On Bar, stazione, declassata fermata nel 1986. Altra noticina, le prime testimonianze scritte che citano questo ponte sono tabulati di tasse percepite sul Pontis Baltis anno 1272. Ponte che attraversiamo senza balzelli e, semplicemente senza svoltare, tireremo diritto a tavola. Due quiescenti vecchierelli? Può essere certo, ma sempre verdi. Thank you.
un ultimo sguardo al possente baluardo e via a Baita. Oggi è martedì grasso di carnevale e non vedo l'ora di provare il mio costume.